Bentornati a Clive Barger Jericho dal vostro zio Papillon, The Real Zio Papillon. E oggi proseguiamo con la nostra storia. Qui ci viene proposta la storia delle anime proprio dei bambini, dei ragazzini, insomma, che marciarono fino alla terra promessa per salvare gli infedeli. Guidati da questo sacerdote Malteus, e che ovviamente venne distrutto e insieme ai bambini risiede nel purgatorio della cappella per essere punito per i propri peccati. E ci sono i bambini in giro. Questo è quello che ho capito fino adesso. Non so, è una storia un po' confusa. Noi siamo insieme a tre degli Original Six, perché gli altri tre sono stati brutalmente stuprati nelle parti precedenti, cadendo da un ponte. Tanto qui stiamo scendendo forse nella cappella dove c'è questo Malteus. Speriamo. Non è molto incoraggiante questa cosa. Ok. Cerchiamo di non controllare Breck, ma almeno Church, che c'è Miracle Blade. Posso scendere in acqua? Alzati, non ho ancora finito. Sempre il simpatico Delgado. Qui abbiamo un po' di tombe. Sì, ma carino. Fuck you! Ecco. Dovevo fare la cazzata. Figura di merda. Figura di merda, questa lo devo ammettere, è proprio una figura di merda. Mi scuso, chiedo scudo. Adesso usiamo dall'inizio del gado e basta. Particolarmente allettante come cosa. Però neanche necessariamente brutto. Sì, oddio. È abbastanza brutto, sì. Allora, qui c'era il tipo. Bisogna stare attenti sempre con questi nemici a tenerseli il più lontano possibile, perché quando gli hai colpito tutti i cosi gialli che c'hanno in testa, esplodono e fanno anche una bella botta. Anche questo esplode, non capisco il perché. Aia. Ecco, tipo la tipa lì sta per morire, invece no, sta di lontano. Ah no! Che fortuna! Se non era per il punto di controllo ero morto. Miracle Blade per un taglio preciso. Quello dovrebbe essere l'ultimo. Che c'è? State tutti bene? Fai tocchi? Non si tocca. Acuce. Citazione necessaria. Ah, ai Delgado. Apri la strada. Non i poveri mortali. Ben più di uno. No, ancora. Ecco. Il migliore modo per affrontare questi è aggredirli. Sono molto lenti a ricaricare. Sono anche però quelli che tolgono di più, effettivamente, quando ti colpiscono. Insieme a quelli che esplodono. Però quelli non ti hanno colpito. Cioè, sono morti. Scusami se mi mettete tutti in mezzo, eh. Comunque non c'è dentro niente, dentro queste tombe. Pare, vabbè. Aia, questo sembra un posto dove ne compaiono infiniti nemici.
Buono. No, ragazzi, per fortuna che c'è Delgado. Senza Delgado saremmo ancora bloccati ad Alcalì. I nemici sono stati distrutti. Buono. Su, provaci. Se io vado a colpo a botto sicuro. Aia! Stronzo! Lì non so forse per quello c'è bisogno. Schiva! Che stupido! Mi sbaglio tutte le volte. Miracle Blade per un taglio preciso. Fottetevi. Un altro Miracle Blade. Oddio da. Oddio un'altra. Ok. Non ho ben capito quello che sia successo, ma credo di averne sminuzzati almeno 4-5 nel giro di 10 secondi. A quanto pare non basta ancora. Miracle Blade per un taglio preciso. Ecco. Oddio, questo è mio. Chi? No! Ecco, lo sapevo. Non sopporto questa cosa. No. Miracle Blade per un taglio preciso. Miracle Blade per un taglio preciso. Sì. Ok ragazzi, possiamo proseguire. Vabbè, sarà un bonus coverage. Ok. Non mi piace, io no. Miracle Blade per un taglio preciso. No, punto di controllo raggiunto. Bene, adesso posso anche morire allora. Brucia. Ok, entriamo ragazzi. Non mi piace, non mi piace, però dobbiamo entrare. Fate silenzio e ascoltate. Wow. Park. Oh oh. I don't like the look of this one. Guardate le tombe. Sono piccole. Sono? Sì, ma a me interessa sapere se sono occupate. Perché non controlli? Sei fuori di testa? Silenzio. Proseguiamo. Wow. Il gado cinico. Aia, non mi piace questo posto. Oh oh. Ma che cazzo? Ma what the fa? Ma what the fa? Ma what the he? Io sono proprio anime tormentate. Nomen omen. Wow. Oh oh. Cos'è sta roba? Crusader. Che la Miracle Blade non abbia effetto. Aia. Io vado in giro a tirare cose in giro a caso, magari qualcuno lo becco. Un gioco da ragazzi. To allora, to. Ma what the fa? Miracle Blade. Minchia. Finito lungo disteso. Il mezzo busto. Campo libero. Veramente? Non ci si crede. Beh, allora proseguiamo.
Musica che si fa sempre più fitta, sempre più veloce. Posso neanche andare là in mezzo. No, tenuto bene a questo posto. Questo è il problema più. Questo è il problema più imminente. Wow, lo anticipa. Ci sono tanti, ragazzi. Sono i bambini. Sì, ok, che erano i bambini avevo già capito, però. Cioè, avevo capito che erano i bambini, però non sembravano bambini. Adesso l'ho capito. Vabbè, lasciamo perdere. Fate finta che non ho detto niente. Lo so che non sono proprio l'enciclopedia del videogioco per come gioco. Però insomma la mia tecnica grezza funziona. Soprattutto perché è livello facile. Direi che possiamo andare avanti, ragazzi. Forse no. Miracle Blade! Non mi piace ucciderli però questi poveri bambini tormentati. Però, d'altronde, se è la vita, se è la morte. È divertentissimo, guarda. Esilarante quasi. Malteus, o come diamine ti chiami, dove sei? Non so, devo fare qualcosa. Miracle Blade. Hopla. Delgado con la sua catchphrase. Ma che cazzo è successo? Si è aperto un portone. Li sento. La squadra Omega è vicina. E allora andiamo a prenderli. Giusto. Andiamo. Baram 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 bam. La rosa nera. Protetto da una rosa nera, Malteus continua a fronteggiare l'ira dei bambini massacrati. Rimane la speranza che da qualche parte ci sia una persona in grado di sconfiggerlo, no, sconfiggere Malteus e dare pace alle anime dei bambini. Mamma mia, indovina, sofferenti. Ok, macchina da scrivere. Abbiamo sentito quello che avevi da dirci. Tutto a posto, Cole. Ora sei in salvo. Non toccarmi. Sei ferita e io voglio solo Ho aiutarti. detto, toglimi le mani di dosso. Con che emozione. Allontanatevi. Cosa vi è successo? I bambini, mio Dio, tutta quella rabbia e odio. Volevano farci soffrire come hanno sofferto loro. Li sentivo dentro la mia testa, come se mi ferissero dall'interno. Mi ferisce la tua Cole voce. se la si è vista brutta. Ha parecchi problemi. Paura del buio, paura di essere toccata. Paura degli spazi ristretti. Lascia che le parli io. Non toccarmi! Cole, stai tranquilla. Raccontami di quel numero che ti piace tanto. Il numero d'oro. Lo chiamavi così, È vero? colpa della mia immaginazione. Qui non c'è niente di reale. Com'era quel numero? Come lo chiamavi? Phi? Phi. La proporzione divina. Certo, Phi. Com'era? 1,6. 1,8, 0, Oddio, 3, 3, veramente. 9, 8, 8. Bene. Ora metti giù quell'arma. 7, 4, 9, 8. Complimenti.
Come hai fatto? È uno dei vantaggi che vengono dal condividere la cuccetta con lei. Ora dobbiamo risolvere il problema della pipì a letto. Ma chi? Un contatto con i Templari. Ma come la pipì a letto? Ma abbiamo dai! Abbiamo una grande riunione. Pensano che Arnold Leach e i suoi uomini siano i santi e che noi siamo i cattivi. Che peccato, me la sono persa. Dobbiamo trovare triste. La prossima breccia e andarcene di qui. Bob. Come for you, nigga. Tempesta di fuoco! Ah, che figo! Posso perdere il contatto con la realtà. Cioè, non tanto figo, però. Però ti sei perso un party, mamma mia! Certo, non è un vero party senza Rawlings, perché Rawlings è il morto. questa era bella, devo ammetterlo. Io ritornerei da Miracle Blade, mi piace. No? Eccola qua. Vabbè, adesso siamo di nuovo in 6. Ci va bene, ho sbagliato. Ecco cane. E usa la sta spada. Katana. Ma qua ero curioso di vedere sto tipo. Muore di nuovo. Ma qua da dove siamo venuti? Ah, dobbiamo andare giù per di qua. Ragazzi, ho trovato una strada. Arrivano, no, perché non mi piace andare avanti da solo, devo dire. Perché stare qua non mi sembra una buona idea, eh. Comunque, trema tutto, ma non è colpa della lag, eh. Vorrei far dire. Qui trema tutto perché trema tutto veramente. Incredibile. Adesso mi aspetto che ci siano 100 nemici in un pezzo solo. Oh oh, I don't like the look of this one. Mi sa che avremo qualcosa di interessante. Bene, siamo tornati. Nella parte precedente sono morto, quindi l'ho tagliata. Adesso ci riproveremo. Non ho idea di cosa devo fare. Come vi permettete di defilarvi da questo luogo sacro e avanzare per tesi? Peccatori eretici, inginocchiatevi davanti a me e purificatevi. Che dice? Le stesse cretinate che hanno detto a me quando sono stato cacciato da catechismo. Gli risponderò allo stesso modo di sempre. Io ci ho provato. Chi può biasimarli? Proviamo di allontanarci quando Malteus. Malteus, oh, mi sembra, da quello che ho visto fino adesso, è molto vulnerabile. Ecco, quando fa sta roba bisogna scappare. Correre proprio. Ecco, bisogna approfittare proprio di questo momento perché è proprio super mega debole. E però sono morto. Ci sono anche i tipi che lo attaccano adesso, per fortuna. L'ideale sarebbe, ecco, attirare verso di me, così almeno. Andiamo. Rawlings è ferito, facciamo qualcosa. Credo comunque di aver capito forse cosa devo fare. Ma ci vorrà lei sempre. Ma mi sa ci vorrà Miracle Blade. Inferno!
contattare Church. Il mio sistema funziona? Jones! Un uomo ferito! Ne abbiamo perso uno. Cioè lei. Park, un'altra volta. Oddio, Frank! Jones è stata colpita! Loce! Un uomo è stato colpito! Frank! Adesso! Io sto provando, giuro che sto provando di tutto, ma non ho idea di come fare. Ho poche munizioni. Veloce, veloce, veloce. Salva. Provando di tutto e non ho idea di come si... Cioè, è proprio deficiente. Ci sarà qualcuno che ha qualche potere, eh? Ok, il prossimo che ha il potere di provare il proprio potere è Delgado. Credo che adesso morirà, però. Prego. Speriamo che questo posto sia sicuro. Vai, adesso è il tuo momento. Vai! Perché non posso? Oh, non riesco a capire che cazzo devo fare. Questi bambini, quant'erano? 3.000 erano 300 milioni. Alfiere in binocchio. Spostati.
Adesso basta, lo crivello di colpi finché non crepa. Qualunque cosa io stia facendo ne vale la pena. Capito? Oh, è morto! Sì. Una madre proprio volenterosa, eh. Oh! Che cazzo? Non ho più munizioni, tra l'altro. Per far notare. Cosa succede? Oh! Puff! Tutti liberi. Quello sì che è karma. Eh sì. Credo sia ora di andare. Karma e sangue freddo. Sì. Oh, e si riparte, ragazzi. Nuovo Fantastic Trip per noi. Nella spirale temporale. La breccia temporale. Yahoo! Abbiamo sbloccato il vescovo Malteus Sinclair. Imperium? Oddio, sarà qualcosa. Oddio, non mi dire che stiamo tornando indietro, eh. Si va a strada attraverso i campi di anime torturate per cercare Cassius Vicus. Sì, mi sa che stiamo tornando indietro. No. Vabbè. Oddio. Allora mi devo preparare per la prossima parte, immagino. Per ora è tutto. E quindi direi che è tutto per questa parte. Un ringraziamento, un saluto a tutti quelli che hanno guardato questo video. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Io sono The Real Zio Papillon. Zio Papillon anche. E se state guardando questo video del 2094, direi molto scioccamente, come il vescovo Malteus Sinclair. Sono un fantasma! A presto!